Manca solo un punto per la matematica certezza, ma il Gatteo, dopo una grande rimonta, sale in promozione meritatamente. Lo fa giocando un calcio champagne unito alla brillantezza dei propri giocatori, a tratti veri funamboli e devastanti come non mai. È ritornato anche il pubblico delle grandi occasioni, che ad inizio anno forse era mancato, vedendo anche l'andamento della squadra, se si pensa che alla seconda di campionato il Gatteo aveva perso 3-0 in quel di Nuova Fetia, e vedendo l'ora, tutta la squadra, davvero, in tutto. Il Verrucchio ha poco da rimproverarsi, sbaglia partita, salto di nervi, manca anche quella fortuna, specie nelle fasi iniziali, quando Bruma, pronto alla battuta, trova Castagnoli pronto a negargli la gioia del gol. Gol che invece arriva dall'altra parte. Lo stantuffo Fancellu vola sulle ali dell'entusiasmo. Radu non riesce a stopparlo e lui con lo scavetto mette la firma a match, con tanto identica finale alla propria tifoseria. Replay in questo caso meritato. Il Verrucchio, dalla punizione di Campidelli, crea questa occasione da gol con Dragoni, ma di testa appoggia la sfera sul fondo. Il Gatteo, da calcio piazzato, porta la girata a Comuniello, ma Jolly risponde presente. La giornata no della difesa rossa-nera si vede anche da questo pallone perso malamente da capitano Semprini. In tiri va via sulla destra, seguendo un tiro cross che si perde a lato. Il Verrucchio invece dall'altra parte risponde con questo tiro che termina sopra la traversa difesa da Castagnoli, mentre sul versante opposto il tiro di Fancellu lambisce il palo. Nella ripresa il Verrucchio parte subito forte, il tiro di Riccardo Colonna viene svettato in corner dall'ottimo Castagnoli, ma il Gatteo è devastante, ogni pallone che tocco è davvero oro, ed ecco che il raddoppio diviene concreto con questa conclusione velenosa di Camillini, 2-0 per i padroni di casa. La tensione aumenta, Telinai viene allontanato anzitempo, ma il Verrucchio perde anche la testa, l'entrata su Intini in area di rigore è netta, con relativo penalty assegnato al direttore di gara. Dal dischetto si presenta lo stesso Intini nel realizzare i tris dei padroni di casa. Perdere staff e poco dopo anche Gianluca Colonna, allontanato anche lui anzitempo dal terreno di gioco. Verrucchio che vorrebbe quantomeno il gol della bandiera, ma la conclusione di Dragoni viene deviata in corner da Castagnoli. Nel finale arriva anche il poker per i padroni di casa. Intini apre per il neoentrato Francesconi, traversa al centro per la corrente Fancellu che sigla il poker. 4-0 per il Gatteo è davvero una giornata trionfale. Nel finale l'ultima occasione affidata al calcio piazzato battuta da Dragoni. Castagnoli c'è. Termina qui la gara con l'ora dei giocatori di Gatteo assieme ai propri supporters. Da stasera la promozione non è più un miraggio. Complimenti a Giorgini e compagni.